Marea numero 3, anno 2023. Processare le vittime, ecco l'ingiustizia più feroce, di Monica Lanfranco. Dacia Maraini ha dichiarato in TV in questi giorni che l'amore nel tempo cambia, si trasforma e può finire. Ma se amore vero, quando cessa, si converte in amicizia, vicinanza, affetto, perché entrambe le persone hanno condiviso corpo, tempo, emozioni, vita e storia. Se diventa odio, perché lo stupro e la violenza fino all'infliggere la morte sono odio, allora non era amore, nemmeno all'inizio, perché l'amore non c'entra con la violenza, mai, in nessun modo e caso, senza attenuanti, sfumature, esitazioni. Bisogna ricominciare da qui con le persone giovani, dicendo agli uomini che se uomini forti, uomini veri e uomini giusti, anche e soprattutto quando si accetta di essere abbandonati da una donna, perché se ne accetta la libertà.